sono aperte ufficialmente le iscrizioni per partecipare al Talent Prize 2012. Il concorso, giunto alla sua quinta edizione, è promosso dal gruppo Guido Talarico Editore. E quest'anno, oltre al consueto sostegno dell'assessorato alle politiche culturali del Centro Storico di Roma Capitale, vanta l'alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Ambasciata di Francia in Italia, a dimostrazione del valore che la manifestazione ha assunto sia in Italia che all'estero. Quest'anno c'è una novità, insomma, abbiamo fatto una cosa un po' informale, di chiacchierata tra colleghi, perché il Talent Prize nell'edizione del 2012 fa un salto notevole. Nasce dai tavoli di Inside Art per dare maggiore sostegno ai giovani, a quella parte che ha più difficoltà ad emergere, e nel corso di questi 5 anni ha subito una trasformazione però coerente col progetto iniziale, cioè il sostegno ai giovani c'è stato realmente, al punto che i partecipanti alla prima edizione erano circa 600, i partecipanti all'ultima edizione sono stati 1400, a testimonianza del fatto che le cose che abbiamo messo in campo per cercare di soddisfare le esigenze dei giovani artisti si sono rivelate concrete. E quali sono queste cose? Allora, il vincitore è un premio in denaro cospicuo, che sono 10.000 euro. Ai finalisti che affiancano il vincitore, naturalmente, garantiamo una mostra in un museo capitolino. Il primo piano sul giornale è il catalogo e soprattutto la garanzia che chiunque partecipi gratuitamente al premio viene monitorato dalla giuria. La giuria che, come avrete visto, è una giuria qualificata. Da Luca Massimo Barbero a Ciceri, Emanuele Emanuele, Alberto Fitz, Mattirolo, Pratesi, Sandretto e Robadengo e io. Quest'anno verosimilmente non ci sarà Emanuele Emanuele, ancora non è certo, probabilmente non ci sarà perché ci siamo un po' emancipati dalla... abbiamo staccato questo rapporto che era stato però forte con loro, che ci hanno dato una buona mano per partire la Fondazione di Roma. Adesso siamo totalmente autonomi perché proprio questa crescita ha sancito un'intensificazione dei rapporti con le istituzioni. La Presidenza del Consiglio ci ha dato il patrocinio, che non è proprio facilissimo per operazioni di questa natura e che invece a riconoscimento di questo sostegno ai giovani ci è stato riconosciuto. E soprattutto, e questa è l'altra grande novità, diventa internazionale. Per partecipare all'edizione 2012 gli artisti dovranno presentare un'opera di nuova realizzazione, già realizzata, purché non abbia partecipato ad altri concorsi o premi. Come per la scorsa edizione, anche quest'anno i candidati potranno inviare, nel periodo di tempo compreso tra il 24 aprile e il 30 luglio 2012, la documentazione necessaria sia tramite posta che attraverso il sito www.talentprize.it, iscrivendosi alla sezione Partecipa.